Buongiorno, Massimo Comparini, amministratore delegato di Vitalis Selenium Space Italia. Oggi siamo qui a Torino agli Aerospace and Defense Meeting e diciamo oggi è una giornata nella tre giornate di questo di questa fiera dedicata alla Lunar Economy. La domanda allora che volevo farle io era ricordando una vecchia vecchia ormai diciamo di 3 anni fa circa conferenza in cui gli feci una domanda dedicata proprio alla Lunar Economy e le chiesi se si poteva immaginare un futuro in cui si parlava di una Lunar Economy simile all'economia dello spazio dell'orbita terrestre bassa. E già oggi, dopo 3 anni, stiamo già parlando di questa cosa, giusto? Quindi la Lunar Economy la stiamo sviluppando e la state sviluppando già adesso, vero? Beh, indubbiamente stiamo osservando uno sviluppo tecnologico e delle missioni anche molto, molto veloce. E effettivamente negli ultimi 3 anni i passi che preparano un'economia, una vera e propria economia lunare, ce ne sono stati molti attraverso diciamo, quello che l'Agenzia Spaziale Europea ha messo in cantiere, ministeriale di Parigi di fine 22, attraverso quello che anche l'Agenzia Spaziale Italiana sta progettando e naturalmente connesso con tutto il programma Artemis in cooperazione con la NASA e con gli Stati Uniti. Allora, partiamo diciamo, da una riflessione. Per avere un'economia lunare o dell'orbita bassa, innanzitutto dobbiamo costruire le infrastrutture che consentiranno questo. Certamente prima di un'economia lunare vedremo, e lo stiamo già vedendo, lo sviluppo dell'economia dell'orbita bassa alla quale accennavi. E perché l'orbita bassa comincia oggi a essere già una realtà? Beh, perché abbiamo la costruzione di stazioni spaziali commerciali, noi ad esempio stiamo costruendo 2 moduli per la stazione spaziale Axiom, inizialmente attaccata o attraccata alla stazione spaziale internazionale e poi che sarà un free flyer, e cominciano ad esserci dei servizi commerciali, ad esempio di trasporto degli astronauti, non necessariamente astronauti professionali delle agenzie spaziali, e questo per sviluppare delle attività. Ricerca che quindi da base diventa ricerca applicata e made in space. Allora, l'economia lunare che a sua volta avrà bisogno del dispiegamento di infrastrutture, perché per sviluppare un'economia lunare dovremmo avere in qualche modo la presenza con maggior continuità dell'uomo sul pianeta. Io dico sempre, non torniamo sulla Luna per ripetere semplicemente quello che è stato fatto più di 50 anni fa, torniamo per imparare a vivere con maggior continuità, proteggendo l'uomo, a lavorare sul pianeta e perché no, ad esempio, a estrarre delle risorse o comunque a sviluppare delle attività che in assenza di gravità, con una gravità molto piccola, accelerano molto ad esempio dei processi produttivi. E allora in questo contesto perché ormai il discorso di Lunar Economy è sempre più vicino? Beh, perché ad esempio stiamo costruendo i primi moduli del Gateway lunare, la prima stazione spaziale in orbita cislunare, che consentirà ad esempio di fare una sorta di spola, una sorta di navetta, per cui non necessariamente le decine di missioni che si stanno proiettando da qui al 2035, al 2040, non necessariamente saranno Terra-Luna, ma possono essere anche Lunar Gateway, Gateway Luna e così via. Quindi comincia ad esserci la costruzione di un'infrastruttura logistica che consentirà poi lo sviluppo di una vera e propria economia. Beh, poi per sviluppare un'economia, come ho detto prima, dovremo stare con continuità. Stare con continuità significa ad esempio immaginare i primi moduli di superficie lunare, per cui l'astronauta fa la sua giornata di lavoro e poi si riposa dentro il modulo, non necessariamente stando solo 3 o 5 giorni, ma anche per periodi più lunghi. E non a caso pochi giorni fa abbiamo siglato con l'Agenzia Spaziale Italiana, che devo dire è alla frontiera in questo cammino, il contratto per uno studio di fase A, quindi uno studio architetturale, ma nel quale anche le tecnologie cominciano ad essere analizzate, per il cosiddetto MPH, Multi Purpose Habitat, quindi la prima infrastruttura concepita non per orbitare
attorno a Terra e a Luna, ma per essere fisicamente sulla Luna. Le sfide tecnologiche sono molte, dobbiamo proteggere gli astronauti e l'uomo dalle radiazioni, dobbiamo costruire le condizioni ad esempio per non portare tutto necessariamente da Terra, ma avere ambienti dove ad esempio, perché no, fisicamente produrre una parte degli alimenti che possono essere utili e sono utili alla loro sopravvivenza e così via. Quindi è un percorso che sta accelerando, non dobbiamo avere l'ansia di sapere tra quanti anni esattamente avremo una colonna di 10 astronauti e quanti miliardi di economia lunare si svilupperanno da qualche anno. È un qualcosa che avverrà e attraverso missioni e programmi, attraverso anche la risoluzione di sfide tecnologiche che comunque ci saranno e sono molte. Chiaro. Ok, quindi stiamo parlando appunto di una fase della costruzione di economia lunare che richiede appunto la fase di la costruzione di infrastrutture. Uno dei focus di tale Selenium Space, che è proprio nell'economia lunare, ha il fulcro proprio qui a Torino. Due giorni fa è stato proprio inaugurato l'inizio dei lavori della città dell'aerospazio, una riqualifica e upgrade di un intero quartiere, tra cui anche la sede di Thales Selenium Space lì. Quindi la domanda che volevo farle era proprio in questo contesto enorme di nuova economia lunare, l'Italia come è messa e come è messa la città di Torino? Allora, in questa sfida sull'esplorazione spaziale, l'Italia, devo dire, è messa bene, nel senso che ricordo che questi luoghi a Torino, in Piemonte, abbiamo costruito più del 50% del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. Proprio pochi giorni fa abbiamo ricordato il 40° anniversario del lancio dello Space Lab, quindi la prima infrastruttura pressurizzata dove l'uomo poteva operare, lanciata a bordo della cargo bay dello Space Shuttle appunto nel 1983, il 28 novembre. È messa bene perché, lo ricordavo prima, stiamo costruendo i primi moduli della prima stazione spaziale commerciale, stiamo costruendo i primi tre moduli del Gateway Lunare, l'International Habitat, il modulo logistico e la parte pressurizzata di Esprit, quindi siamo sicuramente ben posizionati e questo è certamente il risultato della nostra lunga esperienza, ma anche il risultato di una importante collaborazione con le piccole e medie imprese del territorio. Molte tecnologie che magari pochissimi anni fa, anche due anni fa, integravamo ad esempio dagli Stati Uniti, oggi le sviluppiamo con piccole e medie imprese del territorio. Questo è particolarmente rilevante e in questo contesto la città dell'aerospazio rappresenta un elemento molto rilevante perché, come avviene nei grandi cluster tecnologici, avremo collocate in un'unica area centri di ricerca, l'università, quindi la possibilità, una connessione stretta tra Politecnico e l'università, ad esempio, perché no, per nuove aziende e start-up. Avremo il contesto industriale con Leonardo per la componente aeronautica e tale Selenium Space, più specificatamente per la componente spaziale, che include anche Altec, la joint venture con l'Agenzia Spaziale Italiana, per le operazioni e per lo sfruttamento dei dati scientifici, delle missioni. E quindi la prima pietra della città dell'aerospazio ha rappresentato veramente un evento molto importante per il Piemonte, per Torino, ma anche per l'Italia intera. Certo, e tra l'altro l'ultima domanda che volevo farle riguardava l'Italia spaziale, perché poi Thales Alenia Space è proprio un'azienda internazionale, ma anche in Italia è un'azienda italiana, visto che appunto avete molte sedi, fra cui appunto quella di Torino. E una notizia di qualche settimana fa è che è stato inaugurato il progetto di un intero nuovo stabilimento a Roma per la costruzione di satelliti, oserei dire quasi in serie, ma che, non so se questo è il termine corretto, però è anche quella una svolta nel settore aerospaziale per l'Italia, ma anche un po' per tutto il settore della costruzione di satelliti. Quindi ci sono progressi anche in tutto il resto del settore spaziale.
Questo nuovo passaggio ad una produzione massiccia di satelliti, quanto può essere importante per l'Italia e quanto è arrivata in tempo l'Italia, se è arrivata in tempo in questo nuovo, diciamo, progresso industriale? Allora, se allarghiamo l'orizzonte non solo all'esplorazione, diciamo c'è molto fermento nel mondo spaziale. Allora, ricordo qualche elemento importante di quello che stiamo facendo in questi ultimi anni. Noi abbiamo la responsabilità di progettare e costruire ad esempio i satelliti della seconda generazione della costellazione Galileo. È molto importante perché, come sappiamo, oggi miliardi di dispositivi integrano non solo GPS ma la capacità di ricevere i segnali anche dal Galileo, che è il sistema europeo. Abbiamo costruito e stiamo costruendo un certo numero di sensori, le sentinelle del programma Copernicus, il più grande programma di osservazione della Terra, che è uno dei due flagship con Galileo dell'Europa, con la Commissione europea e dell'Agenzia spaziale europea. E ad esempio stiamo costruendo due grandi satelliti di telecomunicazioni per le nostre forze armate della serie Sigma. Questo per i grandi assetti spaziali. Poi sappiamo che c'è un'evoluzione ad esempio nel mondo delle costellazioni, per le telecomunicazioni a bassa latenza, per l'osservazione della Terra, e qui ricordo che il piano di recupero e resilienza, il PNRR, ha cantierato un progetto di 1 miliardo per una costellazione, sistema di sistemi come Iride, per la quale noi costruiremo 12 piccoli satelliti, piccoli diciamo della classe di 150-170 kg, e quindi non piccolissimi, ma comunque aprono diciamo lo sviluppo delle tecnologie e quindi anche della produzione per le costellazioni spaziali. E qui si innesta il progetto che è stato annunciato un paio di settimane fa, ovvero quello dello Space Smart Factory, quindi un nuovo sito produttivo che utilizzerà molto le tecnologie digitali, gemelli digitali, realtà aumentata, realtà virtuale, test virtuale, proprio per consentire la produzione di satelliti, magari di fascia più piccola, di gamma più piccola, ma con una certa rapidità e anche con una certa capacità produttiva, fino ad esempio 2 satelliti a settimana della classe Nimbus, che è la classe che ricordavo prima, per la quale costruiremo 12 satelliti della costellazione Iride. È un progetto importante, uno degli investimenti più rilevanti dell'industria spaziale italiana, che ha beneficiato anche di un cofinanziamento del PNRR e che entrerà in operazione il secondo trimestre del 2025. Allargando un attimo, lo spazio italiano è fatto dei grandi gruppi, ad esempio ricordiamo che Leonardo, che ricordo è un azionista di Thales Alenia Space, in questo momento sta sviluppando sensori per l'osservazione della Terra, ottici, multispettrali, iperspettrali di avanguardia, e che certamente sui quali stiamo lavorando per miniaturizzarli e per porli appunto in costellazione. Sta sviluppando tecnologia robotica che ad esempio sarà parte del veicolo di Norbis Servicing, altro contratto del PNRR con l'Agenzia Spaziale Italiana, che nel 2026 dovrebbe consentire all'Italia, primo paese in Europa, di avere un velivolo di in-orbit servicing, che quindi con tecnologia propulsiva di Avio, con tutta la sistemistica e il modulo di servizio di Thales Alenia Space, con braccio robotico che sta sviluppando Leonardo, con le operazioni di terra di Telespazio e di Altec, consentirà di operare in orbita bassa per il mantenimento in orbita degli assetti, l'estensione della loro vita, la costruzione di assetti in orbita o anche la rimozione di debris. Abbiamo poi la componente dei servizi, che è molto rilevante, ricordavo il ruolo di Telespazio, naturalmente i centri spaziali, il centro spaziale del Fucino, ma anche tutta la parte di servizi dell'osservazione della Terra che Telespazio sviluppa con l'Agenzia Spaziale Italiana attraverso il GEOS, Altec, che è una nostra partecipata ancora con l'Agenzia Spaziale Italiana per le operazioni robotiche, per le operazioni nel 2028 quando partirà la
la missione per Marte, ma anche ad esempio per le operazioni lunari. Stiamo partendo anche qui con un contratto dell'Agenzia Spaziale Italiana, è un coinvestimento nostro anche per un simulatore dell'ambiente lunare oltre il simulatore dell'ambiente marziano. E poi, e penso che questo sia molto importante, c'è una filiera di piccole e medie imprese che sta crescendo con noi, ma anche in una appunto accresciuta capacità di operare in ambienti internazionali, e questo anche grazie al cambio di paradigma, piccoli satelliti, diciamo costellazioni. Quindi devo dire che lo spazio italiano è uno spazio vivo, uno spazio che sviluppa tecnologia, aumenta l'occupazione di altissimo livello. Noi stessi negli scorsi 2 anni e mezzo abbiamo cresciuto l'organico di circa 650 unità, per la maggior parte ingegneri e tecnici, quindi altissima specializzazione, e ci fa piacere essere anche motore assieme appunto alle altre grandi imprese, in primis Leonardo, di questa accelerazione dello spazio italiano. Direi che ci siamo. È andata, ragazzi? Aspetta. Ciao, direi Stefano. Che